Bella a tutti ragazzi, sono SvapoGamer e oggi siamo tornati con For Honor, ma oggi a grande richiesta, visto che me l'avete richiesto, torniamo con la modalità storia, col capitolo dei vichinghi e come vedete mi è tornata la connessione, visto che stiamo giocando a For Honor e riesco a giocarci, fortunatamente dopo più di 2 settimane e mezzo mi è tornata la connessione e direi di iniziare col secondo capitolo, il primo capitolo l'abbiamo già fatto un po' di tempo fa, un mesetto fa più o meno, credo. Adesso iniziamo il capitolo 2, razziare i razziatori. Vediamo come inizia, solito difficoltà normale e procediamo. Talvolta, tra i vichinghi, nascono eroi con una scintilla divina. E il loro nome, Razziatori, può far radunare interi eserciti. Spietati, indomiti, nati per la guerra. L'ora della morte di un vichingo è già decisa dal fato. Quindi, che bisogno ha della corazza? O della paura? Allora, come inizio direi che non c'è male, molto cazzuto. E io per forza razziatore, seleziono l'aspetto desiderato. Io lo continuerei con la linea della donna, quasi quasi. Visto che no, mi piaceva di più questo. No, stavo scherzando. Mi piace di più questa. Direi di iniziare con questo qua, recupero energia livello 1. Sì, direi che va benissimo così e possiamo iniziare. Adesso vediamo com'è questo capitolo. Io, meno male che non l'ho fatto, visto che mi avete chiesto di portarvelo. Inizialmente ho detto, dai, me lo gioco io da solo. Meno male che non sono andato avanti. Come al solito, vabbè, ci mette i secoli, le decadi a caricare le mappe, ma ormai ci siamo abituati con For Honor, che i tempi d'attesa sono stralunghi. E il razziatore non l'ho mai usato. Apollyon è arrivata un anno fa. Il popolo moriva di fame. Ma il peggio è che lottavamo tra noi come bestie. Nutrendosi delle sventure del suo popolo. Ragnar era una di queste. Festeggiamo! Per questo motivo, scesi dalle montagne. Mi unii ai sanguinari e pensammo noi a risolvere la situazione. Dovevamo fare qualcosa Eccoci. per sterminare i parassiti. Ok, allora come vi ho detto prima, il razziatore non l'ho mai usato. Adesso vediamo. A me sembra molto cazzuto, anche se come difesa avrà ben poco. Con chi è che state combattendo? Ah, ce n'è uno qua. C'era uno qua. Colpi selvaggi, R2, R2, R2. Rovescia i bracieri con cerchio o usa fiaschetta esplosiva con su. Ok. Diamo fuoco a quelle porte. Ah, ok. Quindi bisogna. No, 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 no. Non so come ho fatto, comunque. Ero un attimino in ritardo. E magari se riesco a tenere la guardia su uno e non continuo a cambiare. Vado solo di attacchi pesanti, ci faccio caso. Date fuoco alle porte. Ehi, quanto mi stai menando? È cazzuto il razziatore, eh? Molto cazzuto. Adesso vediamo bene o male dove devo andare. Vabbè, con su lanciamo le bombe incendiare. Niente, l'hanno ucciso loro, va benissimo. Qua altre bombette. Dobbiamo dare fuoco alle Ah, porte. bisogna incendiarlo. Barricate il villaggio. Ok. Bello, mi piace. Qua stanno combattendo ancora dietro. Stavano combattendo, bravi. Mi siete piaciuti. Come vi dicevo, il razziatore sembra molto molto cazzuto.
Ma io non ho più... No. Vabbè, io provo a buttargliela anche se non servirà a niente. Levati da lì, pirla. Gliel'avevo detto io, eh. Di levare... Ma prendo fuoco se vado su qua? No. Cosa stiamo facendo? Ah, è cibo. Cibo! Lo dicevo. Forza! Siamo qui per questo. Stiamo rubando cose ai nostri compagni come fanno tutti i vichinghi, in fin dei conti. Avevano sottratto il cibo al loro popolo. Ok, attacco a zona imbloccabile. Il razziatore può interrompere una serie per sferrare un attacco a zona imbloccabile. Gli attacchi imbloccabili non possono essere bloccati. Grazie. Quindi L2 più R1 R2. Ok. Proviamoci. Noi eravamo là per riprenderlo. Morite! Unitevi a noi! Aspetta, qua cos'è che devo fare? Qua dovrò buttare una... Dovrò incendiarlo, vediamo. Vediamo se sì. Sì. Fotonico. Qua prendiamo un'altra bombettina, che non si sa mai che serve. Allora, noi dobbiamo andare di qua, credo. Ah, ok, praticamente... È così. No, ho sbagliato. È così, ok, mica quanto toglie. Figo, mi piace questo attacco. Anche se, comunque sia, non riesco a fare sempre. Vediamo. Ah, colpisce praticamente quasi ad aria. E io non ho più stamina, quindi è meglio che mi allontano. Ciccina, vai via, ciccina, ciccina. Ok. Bene così. Bello, mi sta piacendo. Mi sta piacendo molto. Basta, no? Ok, l'ultimo era lui, se non sbaglio. Ma noi dobbiamo andare dall'altra parte. Tra le altre cose. Ok. No, volevo fare l'attacco super fotonico. Questo, bam. Minchia quanto toglio. È lento come la morte, eh. Eh sì, fa brutto sto attacco. Qua un'altra bombettina. Me ne butterei una qua. E non credo che prenda. Oh sì, ha preso tutto. Figo. Figo, figo, figo. Perché mi dà il... Uno qua. Ah no, beh, mi dà anche i bottini. I punti di interesse me li dà anche qua. E questa qua sarà dura. La miseria. Ok. No, volevo schivarla. Dai, oh, parati ogni tanto. Ok. Mi sono dovuto assolutamente curare. Quella è cazzuta. Quella è cazzutissima. E io devo imparare anche i tempi del razziatore, perché essendo più lento, ci devo abituare. Assolutissimamente. Bruciate tutto. È vero, è vero. Bruciamo, bruciamo. Bombettina, ci sta. La bombettina ci sta. Cacchio, se si muovono qua. Cos'è questo? Difendetelo. Ok. Lo difenderemo noi. Sono loro. Lui è un nemico? No. No, non è un nemico. Ma chi è che continua ad uccidere i miei amici? Quindi curiamoci un pochino. Ma non riesco a fare le combo. Avrei dovuto guardare prima le combo che si potevano fare col razziatore. Ma in quanti siete? No, volevo fare l'attacco super figo strafotonico, ma niente. Allora, prendiamoci un po' di stamina. La bombetta ce l'abbiamo. Adesso magari vado a fare questo attacco qua. Minchia quanto toglie. Devo riuscire a concatenarlo con qualche altra... Con qualche altro attacco. Secondo me verrà anche una cosa bella. L1. Beh, sono 8, non li troverò mai. Ok, qua gli ho incendiato tutto. Ed è perfetto. Sarebbe stato un grave errore. Vabbè, facciamo l'attacco quello super fotonico. Se me lo fa. Ok, che sì, che non... A quelli piccolini, per intenderci, toglie tanto, ovviamente. Mentre a quegli altri no.
Perfetto. Quanti siete? Quanti siete? Aiuto, aiuto. Aiuto. A parte che io c'ho ancora questa da fare. Vediamo se gli butto una bella bomba. No, ho sbagliato. Non volevo buttarla lì. Comunque, andiamo a prenderci questa. Ah, vabbè, ma tanto. Ce ne abbiamo un bel po'. Qua mi dà qualcosa, ma mi sa che è dall'altra parte. Tu muori malissimo. Ok. Allora, attacco zona. Oh, continua a darmi quell'attacco lì. Sì, dai, levatevi. Non costringeteci. Ce n'ho qua uno a 18 metri. Ah, è qua. Perfetto. Preso anche questo. Il cibo serve per il popolo. Difendetelo. La razziatrice aveva ragione. Il cibo era qui. 2 su 8. Di qua non si può andare. Di bombette ce ne ho 4. Quindi direi che sono più che suff. Come i voti che prendevo a scuola. Più di quello non mi muovevo. Allora. Sì, tu sei un bastardo. No! In un colpo. Mi hai deluso oggi. Ma va a cagare, volevo farlo a destra. Lui sta morendo. Ma quanti siete? Oh, vedi che quando vuoi te ne vai fuori dalle balle anche tu. Bruciate. No, non posso usarlo. Vabbè, fammelo usare, grazie. Una bella bombettina lì. Perfetto. No, sto bruciando anch'io. Unitevi a noi. Si stanno ritirando. Ok. Tu vuoi morire, vero? Sì. Boh, un colpo, tanta roba. No, ho sbagliato. Aiuto, aiuto, scappa, scappa. Ha preso fuoco? Più o meno. Più o meno sì. Allora, dove possiamo andare ora? Ancora combatti, zia. Oh. A questo qua dai, facciamo l'attacco quello super fotonico se ce la faccio. Sì. No, magari con un attacco leggero si riesce a concatenare. Questo non saprei dirlo, però credo di sì. Ragnar ce ne fornirà parecchio. Ora la nostra gente non morirà di fame. Nuovo obiettivo della missione, ok. Non solo per il cibo. Ciò che volevo era Ragnar. E noi dobbiamo andare a fare culo a quello, ok, che sarà un bestione della Madonna. Immagino. Porco cane. Che cosa succede là fuori? È un bestione della Madonna. Tu. Affrontami. Ah, entra pure allora. Ah, così. Ecco per cosa ero venuta. Sanguinari. Ma no, colpiscilo. Abbiamo avuto la stessa idea, credo. Come si fa a fare quella cosa? Voglio... Mi ha stordito. Mi ha stordito. Qua muoio malissimo. Qua muoio malissimo. Sì, 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 ci muoio male. Ok, ce l'ho fatta. Devo scappare, devo scappare, devo scappare, devo scappare. Qua me le dà di santa ragione. Arrenditi. Provo a far questo? No, non ce la farò mai. Devo riprovare assolutamente. Ma è una bestia questo. Voglio farla anch'io la spallata vincente lì. Scavolicchi. Ecco, per cosa ero venuto. Ok. Sanguina. Perfetto. L'unica cosa che... Oh, finalmente gli ho parato un attacco. No. Non potevo pararlo quello. Come fai a farlo quello? Porco cane, quanto meni. Bello de zia. Sei una nullità. Crepa come gli altri. Ok.
Ah, ma serve quell'attacco lì, figa, spezza. Bastardo. Hai paura, Sì, scappa. Quell'attacco lì imparabile è fotonico. Molto bello. Non dirmi che devo inseguirlo mentre tutto si incendia. Non mi sarei fatta scappare, Ragnar. E invece sì. Bello sto inseguimento. No, non me l'aspettavo più che altro. No, 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 devo stare attento. Oltre a quello, anche a quelli che mi vengono addosso. Perfetto. Ce la facciamo a prenderlo? Ok, uno è andato di quelli che ci inseguiva. Mi sembra fatto molto bene, a dire il vero, eh. Ah, mi lancia anche le bombette, infame. Oltre che scappi perché stavi perdendo. Anche se mi hai battuto una volta, a dire il vero. Vai a sinistra. Perché non muori? Ok, lui è morto. Qua è caduta. Ecco, lo sapevo che non l'avrei mai evitata nella vita. Qua non stiamoci vicino a questi. Cioè, tu sei il capo e abbandoni la nave. Che capo sei? No, no, buttala di là. La fregna di tua sorella. Uccidi, uccidi. Tanto lui si è incendiato. Adesso prenderà quello, perfetto. Oh, pian pianino ci stiamo avvicinando, eh. Molto pian pianino. Questo sapevo, no, che cadeva. Andiamo di qua noi. Ok. Mi sembra giusto. Te la sei meritata, eh. Ciò che hai fatto è sbagliato. Come puoi ingozzarti mentre il tuo popolo muore di fame? Tu e i tuoi guerrieri vivrete secondo le nostre regole. Altrimenti diventerete cibo per i corvi. Idiota! Vorresti farmi diventare un contadino? Noi siamo vichinghi. Sarebbe un no? Valhalla. Stica. Sti cavoli. Scusate. Mamma mia. Che cattiveria che c'ha la nostra vichinga. Sei tu il capo ora. Unitevi a noi. Lo faremo. Meglio per voi, molto meglio per voi, direi. Non sembravano un granché, ma era un buon inizio. Ragazzi, questa campagna vichinga mi sta piacendo. Se devo dirvi la vera verità, mi sta proprio piacendo. Bella bella. E abbiamo già finito anche il primo capitolo, vabbè, era giusto per darci l'infarinatura, immagino, della storia. Ricordero. Presto, ben prima di quanto mi aspettassi, solo due capiclan rimasero a Valkenheim. Quella razziatrice e una feroce assassina, Siv. Con tutti i sanguinari tenuti in ostaggio, lo scontro era inevitabile. E ragazzi, direi che questo primo episodio può finire qua e andremo avanti nei prossimi giorni con i prossimi episodi nel capitolo vichingo su For Honor. E se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!